La soluzione è il 7%, primo quaderno delle memorie inedite del dottor Watson, il fedele assistente di Sherlock Holmes, pubblicate a cura di Nicholas Meyer, traduzione di Argia Michettoni, Rizzoli Editore, stampato nel giugno del 1977. Introduzione. Per molti anni ho avuto la fortuna di essere testimone e cronista di alcuni casi, ai quali a volte ho anche collaborato, che vennero sottoposti all'impareggiabile acume del mio amico Sherlock Holmes, nella sua veste di consulente investigatore. Anzi, nel 1881, quando io affidai alla carta i fatti essenziali del nostro primo caso, Mr. Holmes era, come diceva lui, l'unico consulente investigatore che esistesse sulla faccia della terra. Negli anni successivi abbiamo assistito a un miglioramento della situazione, tanto che oggi, nel 1939, i consulenti investigatori, anche se non sono conosciuti propriamente con questo nome, pullulano sia all'interno sia all'esterno della polizia organizzata, in quasi tutti i paesi del cosiddetto mondo civile. Molti di essi, con mia grande soddisfazione, si servono dei metodi e delle tecniche impiegati per la prima volta dal mio singolare amico tanto tempo fa. Anche se non tutti hanno l'amabilità di tributare al suo talento i riconoscimenti che gli spettano. Holmes era, come ho sempre cercato di sottolineare nel descriverlo, un individuo molto riservato, tanto da rasentare in alcuni casi l'eccentricità. Ci teneva ad apparire impassibile, austero, quasi indifferente, una macchina pensante, non in comunicazione o in contatto diretto con quelle che egli considerava le sordide realtà dell'esistenza fisica. A dire il vero, questa reputazione di uomo freddo se l'era fabbricata lui stesso, deliberatamente e di sana pianta. E non per convincere i suoi amici, ammetteva di averne pochi, o il suo biografo su tale particolarità del suo carattere, ma per convincere se stesso. Nei 10 anni trascorsi dalla sua morte ho avuto molto tempo per riflettere sulla personalità di Holmes e sono arrivato a capire ciò che avevo sempre saputo, ma che non sapevo di sapere. Holmes era un individuo profondamente emotivo. L'emotività era un elemento del suo carattere che egli cercava quasi fisicamente di reprimere. Holmes considerava senza dubbio le emozioni come una distrazione, addirittura come un punto debole. Era convinto che il gioco dei sentimenti interferisse nella precisione richiesta dal suo lavoro e che questa fosse una cosa affatto intollerabile. Egli bandiva il sentimento. In realtà, le volte in cui le circostanze spalancarono le cataratte del suo riserbo furono molto rare e sempre sorprendenti. L'osservatore provava l'impressione di aver assistito allo scoppio di una folgore su una distesa pianeggiante immersa nella semioscurità. Piuttosto che indulgere a simili esplosioni, che giungevano tanto inaspettate da scombussolarlo né più né meno di coloro che vi assistevano, Holmes si era creato un vero e proprio arsenale di tecniche il cui scopo fisico specifico, e che egli lo riconoscesse o no, era quello di allentare la tensione emotiva quando questa diventava insopportabile. Poiché la sua ferrea volontà aveva ormai cauterizzato quella che è la valvola di sfogo più convenzionale, l'espressione, egli si concentrava su astrusi e spesso maledolanti esperimenti chimici. Oppure improvvisava qualcosa sul violino, o esternato altrove la mia ammirazione per il suo talento musicale, o bucherellava le pareti della nostra residenza in Baker Street con fori di proiettili, disegnando di solito l'iniziale della nostra graziosa sovrana, la vecchia regina, o di qualche altro personaggio la cui esistenza richiamava in qualche momento l'attenzione della sua mente infaticabile. Inoltre si drogava. A qualcuno può sembrare strano che mi accinga in modo così tortuoso a cominciare un'altra cronaca delle brillanti imprese del mio amico. Anzi, può sembrare addirittura strano il fatto che io mi proponga di raccontare un'altra sua avventura dopo tanto tempo. Posso solo tentare, prima di cominciare la narrazione, di spiegare gli antecedenti della storia e di giustificare il mio ritardo nel proporla al pubblico. Le origini di questo manoscritto differiscono nettamente da quelle degli altri casi da me narrati, in cui i racconti facevo spesso riferimento agli appunti che prendevo nel corso della vicenda. Durante tutto il tempo in cui si svolsero i fatti che sto per narrare, non presi alcun appunto. Le ragioni di questa apparente negligenza sono due.
In primo luogo, la vicenda cominciò in maniera tanto singolare che essa era già molto avanti prima che in me si facesse luce l'idea che si trattava di un caso vero e proprio. In secondo luogo, quando infine mi resi conto di ciò che stava accadendo, credetti che quell'avventura, per molte ragioni, non avrebbe mai potuto essere oggetto di un'opera letteraria. Questo manoscritto è una felice testimonianza del mio errore. Per fortuna, sebbene fossi moralmente certo che non mi si sarebbe mai presentata l'occasione di raccontare questa storia, si tratta di una di quelle vicende che ho buone ragioni di ricordare quasi in ogni particolare. In effetti, posso dire che tutti i dettagli mi si sono incisi nella memoria e vi rimarranno fino alla mia morte e anche oltre, sebbene simili speculazioni metafisiche esulino dalla sfera di mia competenza. Le ragioni che mi hanno spinto a ritardare il momento della presentazione al pubblico di questo racconto sono complesse. Ho già detto che Holmes era una persona riservata, e questo è un caso che non può essere raccontato senza una preventiva esplorazione del suo carattere, esplorazione che egli sicuramente non avrebbe gradito quando ancora faceva parte del mondo dei vivi. Non bisogna credere, tuttavia, che il fatto che lui fosse vivo costituisse l'unico ostacolo. Se ciò fosse vero, niente avrebbe potuto impedirmi di scrivere questa storia 10 anni fa, dopo che Holmes ebbe esalato l'ultimo respiro fra le belle colline del Sussex. Né mi sarei fatto scrupolo di scrivere la storia quando il suo cadavere era ancora caldo, come mi pare che si dica, giacché Holmes era notoriamente scettico circa la sua reputazione nell'aldilà e affatto incurante dell'opinione della gente su questa terra, una volta che egli avesse intrapreso il viaggio in quel paese sconosciuto dal quale nessun viaggiatore fa ritorno. No, il ritardo fu dovuto al fatto che nel caso fu coinvolta un'altra persona. La deferenza verso questa persona e un senso di delicatezza nei confronti della sua reputazione indussero Holmes a ordinarmi, sotto il vincolo di numerosi e formali giuramenti, di non rivelare nulla su questo caso fino a che anche la seconda persona non avesse esalato l'ultimo respiro. Se ciò non si fosse verificato prima della mia personale dipartita, amen. Il destino, però, ha risolto la questione a vantaggio dei posteri. La suddetta persona è morta meno di 24 ore fa, e mentre nel mondo risuonano voci di encomio e di lode, e da qualche parte di condanna, mentre vengono stampati e pubblicati in tutta fretta biografie e ricordi, io, finché ho la mano ferma e la mente lucida, giacché sono ormai 87enne, cioè vecchio, mi affretto del pari ad affidare alla carta quanto so che altri non sanno. Questa rivelazione riattizzerà inevitabilmente le polemiche in molti ambienti, specie si rammenterà che, come ho avuto occasione di dichiarare, due avventure di Holmes da me narrate furono inventate di sana pianta. Certi attenti studiosi dei miei scritti hanno rilevato le evidenti incongruenze che mi sono sfuggite, le lampanti falsificazioni di un nome o di una data, e hanno provato, con soddisfazione generale, che l'autore di queste storie era uno sciocco cialtrone, o nella migliore delle ipotesi uno svampito affetto da rimbambimento senile. Alcuni studiosi più scaltri, o più caritatevoli, hanno suggerito l'ipotesi che i miei apparenti errori fossero in realtà peccati di commissione e di omissione, che avevano lo scopo deliberato di dissimulare o di alterare i fatti per ragioni ovvie oppure note a me solo. Non intendo imbarcarmi qui nel tedioso lavoro di correzione e di rettifica dei dati di fatto. Sarà sufficiente che mi scusi e che mi permetta di spiegare sommessamente come, capitandomi spesso di buttar giù i resoconti di questo o quel caso in gran fretta, non di rado sceglievo la via che mi sembrava più semplice per uscire da una situazione difficile creata dall'assoluta necessità di tatto e di discrezione. Visto a distanza di tempo, questo procedimento si è rivelato più scomodo della pura verità. Se io fossi stato così audace, oppure in alcuni casi così privo di scrupoli, da scriverla. Tuttavia, gli scaltri studiosi sopra menzionati non hanno mai formalmente bollato di falso i due casi che erano quasi interamente farina del mio sacco e che io avevo tenuto distinti dagli altri. Non parlo qui di contraffazioni dovute a mani diverse dalla mia, di balordaggini quali la criniera del leone, la pietra di Mazzarino, l'uomo strisciante e i tre tetti. Mi riferisco al problema finale, che descrive il duello mortale fra Holmes e il suo grande avversario, il professor Moriarty. E alla casa vuota, che costituisce il seguito del precedente, racconta la drammatica riapparizione di Holmes, descrivendo brevemente i suoi 3 anni di peregrinazioni attraverso l'Europa centrale, l'Africa e l'India, per sfuggire agli scagnozzi del suo defunto antagonista. Ho appena riletto questi due episodi e devo confessare che mi meraviglio del mio scarso acume.
Come poteva sfuggire agli attenti lettori l'eccessiva insistenza con cui affermavo di riferire la verità? E che dire poi del tono teatrale che infiora la mia prosa, molto più aderente al gusto di Holmes che al mio? Infatti, benché egli protestasse, il suo amore per la fredda logica era nel suo intimo un drammaturgo del genere più romantico e melodrammatico. Come Sherlock Holmes ha osservato in più di un'occasione, l'indizio che sembra orientarci infallibilmente in una direzione può, se considerato da una prospettiva appena un po' diversa, condurci a conclusioni diametralmente opposte. Così, mi permetto di osservare, accade anche quando si scrive. Il fatto che nel problema finale io continuassi a insistere sulla pura verità della narrazione avrebbe dovuto far nascere dei sospetti nei miei lettori e avrebbe dovuto servire a metterli in guardia. Tuttavia, è meglio che non sia successo niente del genere, già che in quel momento la discrezione, come si vedrà fra breve, era essenziale. Ora che le condizioni imposte da Holmes tanti anni fa si sono realizzate, la vera storia può essere raccontata. Ho osservato fra parentesi che ho 87 anni e, sebbene la ragione mi permetta di capire che non sono lontano dalla soglia della morte, nel mio cuore sono tanto preparato a scomparire nell'oblio quanto un uomo che abbia la metà o un quarto dei miei anni. Ciò nonostante, se il racconto che segue mancherà di quando in quando l'impronta del mio stile consueto, questa manchevolezza sarà dovuta in parte all'età e in parte alle circostanze che ormai non scrivo più da molti anni. Inoltre, un racconto non basato su copiosi appunti che solevo prendere più tempo sarà necessariamente diverso dalle opere precedenti, per quanto perfetta sia la mia memoria. Un altro motivo di diversità è da ricercare nel fatto che non scrivo più di mio pugno. L'artrite me lo impedisce, ma detto queste memorie a un'affascinante dattilografa, una certa Miss Dobson, che le butta giù con una specie di scrittura abbreviata per trascriverle poi in chiaro, così almeno mi dice lei. Infine, il mio stile può apparire differente da quello dei miei scritti precedenti perché questa avventura di Sherlock Holmes è completamente diversa da tutte quelle che ho narrato in passato. Per non ripetere il mio antico errore, non tenterò di vincere lo scetticismo del lettore affermando che quanto seguo è la pura verità. Dottor John H. Watson, Aylesworth Home, Hampshire, 1939. Capitolo 1. Il professor Moriarty. Come ho detto nel preambolo al problema finale, il mio matrimonio e la mia successiva decisione di aprire un gabinetto medico modificarono a poco, ma in maniera decisiva, i miei rapporti di amicizia con Sherlock Holmes. Da principio, egli veniva regolarmente a trovarmi nella nuova casa, e non era infrequente che io contraccambiassi queste visite con brevi soste nella mia vecchia dimora di Baker Street, dove, seduti davanti al camino, fumavamo un paio di pipe, mentre Holmes mi metteva al corrente delle sue più recenti investigazioni. Ma presto questa abitudine mutò. Le visite di Holmes diventarono sempre più rare e sempre più brevi. Quanto a me, con il lavoro che aumentava, mi riusciva sempre più difficile andarlo a trovare. Durante l'inverno 90-91 non lo vidi affatto e solo dai giornali appresi che si stava occupando di un caso in Francia. Due biglietti, rispettivamente da Darbon e da Nîmes, furono tutte le notizie che egli mi diede sull'argomento. Ma erano biglietti così laconici da farmi capire che il suo tempo era assorbito altrove. Una primavera piovosa aumentò ancor più la mia piccola ma intensa attività, ed era già aprile inoltrato quando ebbi nuove di Holmes dopo diversi mesi. Era appunto il 24 aprile e io stavo finendo di togliere dal mio gabinetto di consultazione le tracce di una giornata lavorativa. Non potevo ancora permettermi il lusso di un assistente, quando entrò il mio amico. Fui stupito di vederlo. Non mi affrettò a precisare a causa dell'ora tarda. Ero abituato alla bizzarria dei suoi arrivi e delle sue partenze, ma per il cambiamento che era avvenuto in lui. La pelle aveva un colore malsano e gli occhi erano privi del consueto scintillio. Si agitavano invece di continuo nelle orbite, guardando distrattamente quello che c'era intorno, così sembrava, senza tuttavia registrare nulla. «Vi dispiace se chiudo le imposte?» furono, si può dire, le prime parole che uscirono dalla sua bocca. Prima che potesse rispondere, raggiunse rapidamente la finestra, costeggiando la parete, e con un gesto brusco chiuse e sprangò le imposte.
Per fortuna nella stanza c'era una lampada accesa e alla sua luce potei vedere le gocce di sudore che gli colavano lungo le gote. «Che è successo?» chiesi. «Fucili ad aria compressa». Tirò fuori una sigaretta e con mani nervose si frugò in tasca alla ricerca di un fiammifero. Non avrei mai creduto che potesse essere così agitato. «Aspettate!» Gli accesi la sigaretta. Mi rivolse un'occhiata rapida e acuta da sopra la fiammella tremolante, scorgendo senza dubbio la mia sorpresa per il suo comportamento. «Mi scuso per questa visita d'ora così targa!» Aspirò il fumo con piacere, gettando il capo all'indietro. «Miss Watson è in casa?» Proseguì, prima che avessi il tempo di assimilare le sue scuse. Si mise a camminare su e giù per la piccola stanza, incurante delle mie occhiate. «È andata a fare una visita.» «Davvero? Siete solo?» Smise di camminare su e giù, mi guardò e la sua espressione si addolcì. «Mio caro amico, vi devo una spiegazione. Non dubito che troviate molto bizzarro tutto questo.» Ne convenni e gli proposi di sedersi con me accanto al fuoco per bere un brandy, se era possibile. Considerò la proposta con un'aria tanto concentrata che avrebbe potuto sembrare comica se non avessi saputo di trovarmi di fronte ad un uomo che non si turbava per delle sciocchezze. Alla fine acconsentì, dichiarando però che lui doveva sedersi per terra, con le spalle al caminetto. In salotto, dopo aver riattizzato il fuoco ed esserci sistemati con le nostre bevande, io nella mia poltrona e Holmes sul pavimento, vicino alla fiamma, attesi che il mio amico appagasse la mia curiosità. «Avete mai sentito parlare del professor Moriarty?» mi chiese dopo un paio di sorsate. In realtà quel nome non mi era nuovo, ma non lo dissi. Io l'avevo sentito mormorare qualche volta, allorché era in preda agli effetti di un'iniezione di cocaina. Ma quando i fumi della droga erano svaniti, non lo nominava mai, e sebbene io avessi in animo di interrogarlo a proposito di quell'uomo e di ciò che significava per lui, nei modi di Holmes c'era qualcosa che mi tratteneva sempre dal fare una simile domanda. In verità, egli sapeva che io disapprovavo quella sua deprecabile abitudine, e questo era un imbarazzo che non volevo esacerbare accennando al suo comportamento sotto l'influsso della droga. Mai. Già, e questo è l'aspetto geniale e fantastico della cosa. Parlava con foga, pur rimanendo assolutamente immobile. Quell'uomo è il padrone di Londra, addirittura del mondo occidentale, e nessuno ha mai sentito parlare di lui. A questo punto mi sbalordì, lanciandosi in un monologo interminabile sul professore. Ascoltai con crescente stupore e apprensione la descrizione che Holmes mi fece del suo genio malefico, della sua nemesi, come lui la chiamò. Dimenticando il periodo dei fucili d'aria compressa, anche se sarebbe stato un bersaglio molto difficile nel mio salotto e con quella luce, si alzò e, mentre camminava avanti e indietro per la stanza, mi fece la descrizione di un individuo rotto a ogni sorta di depravazioni e di orrori. Mi disse che Moriarty era nato in una buona famiglia, aveva ricevuto un'educazione eccellente ed era dotato di un talento innato, addirittura fenomenale, per la matematica. A 21 anni aveva scritto un trattato sul teorema del binomio, di cui si parlò per un pezzo in Europa. Grazie a questa affermazione, Moriarty aveva ottenuto una cattedra di matematica in una delle nostre università minori, ma, insieme con le incredibili doti mentali, quell'uomo possedeva tendenze ereditarie del genere più diabolico. Non passò molto tempo e nella cittadina universitaria cominciarono a circolare voci sinistre sul suo conto, così che alla fine egli fu costretto a rassegnare le dimissioni e venne a Londra, dove fu assunto dall'esercito come insegnante di matematica. Questa non era altro che una copertura. Holmes si chinò verso di me, posando le mani sulla spalliera della poltrona. Anche con quella luce incerta riuscivo a vedere le sue pupille che si dilatavano e si restringevano. Un istante dopo aveva ripreso quell'infernale andirivieni. «Per anni e anni, Watson, ho avuto la certezza che dietro a quel criminale doveva esserci qualche potere, un eccezionale potere organizzato capace di ostacolare a ogni momento il cammino della legge e di coprire col suo scudo i delinquenti. Più volte, nei casi più disparati, falsi, furti, omicidi, ho sentito la presenza di questa forza e ho sospettato il suo intervento in molti di quei crimini insoluti a proposito dei quali non ero stato consultato. Per anni mi sono sforzato di squarciare il velo che la nascondeva, e alla fine è venuto il momento in cui ho trovato il bandolo e l'ho seguito, ed esso mi ha portato, dopo molte e complicate vicissitudini, all'ex professor Moriarty, il genio della matematica.» «Ma Holmes, egli è il Napoleone del crimine, Watson.
Quando il mio amico si mosse dal suo posto accanto al camino, le fiamme che aveva alle spalle e la voce naturale e stridula conferirono al suo atteggiamento un aspetto terribile. Mi rendevo conto che aveva i nervi tesi fino allo spasimo. Quell'uomo ha organizzato metà delle nefandezze e quasi tutti i delitti insoluti di questa grande città e degli annali del crimine contemporaneo. È un genio, un filosofo, un pensatore astratto. Se ne sta immobile come un ragno al centro della tela, ma questa tela ha migliaia di fili dei quali egli conosce ogni vibrazione. E i suoi sicari possono essere individuati, possono essere arrestati, i loro delitti possono essere prevenuti, ma lui non viene mai toccato, mai nemmeno sospettato. Holmes continuò a divagare su questo tono, a volte incoerentemente, a volte declamando come se si trovasse sul palcoscenico dell'Old Vic. Elencò i delitti ispirati dal professore, parlò dei sistemi che egli usava per proteggersi da qualsiasi sospetto o danno. Si infervorò raccontando come lui, Holmes, fosse riuscito a penetrare in questo perimetro difensivo e come gli scagnozzi del professore, avendolo scoperto, fossero anche in quel preciso momento sulle sue tracce, con i fucili ad aria compressa. Ascoltavo quel racconto sconnesso con crescente preoccupazione, ma facevo del mio meglio per nasconderlo. Non avevo mai conosciuto Holmes sotto le spoglie del mentitore, e mi bastava uno sguardo per capire che non mi trovavo di fronte a uno di quegli scherzi cui si abbandonava di quando in quando. Era sincero e quasi balbettava per la paura. Che io sappia, non esiste sulla faccia della terra un essere umano capace di compiere la sfilza di atrocità che Holmes attribuiva al professore. Istintivamente mi venne fatto di pensare al nemico acerrimo di Don Chisciotte, l'incantatore. Più che concludersi, la tirata si smorzò. Dalle stridule affermazioni Holmes scese gradualmente a un borbottio inarticolato, che si trasformò poi in un bisbiglio. Accompagnando queste gambe di eloquio, il suo corpo, che si era agitato con tanta energia avanti e indietro, si era poi appoggiato contro una parete e infine si era gettato inerte in una poltrona, e prima che mi rendessi conto di ciò che era accaduto, Holmes si era addormentato. Rimasi seduto in silenzio davanti al fuoco morente e studiai il mio amico. Non l'avevo mai visto così turbato, ma ero incerto sulla natura del suo turbamento. Dal modo in cui parlava, sembrava quasi che fosse sotto l'azione di un potente narcotico. Poi un pensiero terribile mi colpì. Rammentai per la seconda volta in quella serata le uniche occasioni in cui avevo sentito Holmes parlare di Moriarty, sempre quando era in preda all'effetto della cocaina. Avvicinatomi senza far rumore alla poltrona in cui giaceva abbandonato e ovviamente sfinito, gli sollevai le palpebre e gli esaminai di nuovo le pupille. Poi gli testai il polso, era debole e irregolare. Mi chiesi se mi potevo azzardare a togliergli la giacca per cercare sul suo braccio il segno di una puntura recente, ma era meglio non rischiare di svegliarlo. Tornai alla mia poltrona e ai miei pensieri. Sapevo che in passato Holmes si abbandonava a orgie di cocaina, che a volte duravano un mese e più. Durante questi periodi si praticava da solo le iniezioni 3 volte al giorno, usando una soluzione al 7%. Molti lettori hanno erroneamente creduto che Holmes servisse della nostra amicizia perché io, in qualità di medico, gli procurassi il terribile narcotico. Recentemente ho sentito dire persino che la mia liberalità nel fornire a Holmes la droga era l'unico motivo per cui egli tollerava la mia compagnia. Senza fermarmi a commentare l'assurdità di questa teoria, desidero solo far presente che Holmes non aveva bisogno di simili espedienti. Nel secolo scorso non c'erano leggi che impedissero a una persona di comprare cocaina oppure oppio in qualsiasi quantità. Ciò non era affatto illegale, quindi che io fossi riluttante o disposto a fornirgli la cocaina è un fatto che non ha alcuna importanza. Comunque sia, i miei sforzi per frenare il suo vizio autodistruttivo sono ampiamente documentati altrove. In certi periodi, per la verità, ci sono riuscito, o per meglio dire, non io, ma la mia capacità di persuasione che si combinava con un nuovo appassionante caso da risolvere. Il lavoro era la necessità più impellente di Holmes, i problemi più ardui ed enigmatici erano il suo elemento. Impegnato in indagini di questo genere, non aveva bisogno di ricorrere a stimolanti artificiali di qualsiasi specie. Raramente lo vedevo bere qualcosa di diverso dal solito vino a cena, e questa, se si eccettuano gli enormi quantitativi di shag, era la sua unica debolezza quando era impegnato in un caso. Ma i casi difficili erano rari. Holmes non lamentava forse la mancanza di inventiva dei criminali? Non ci sono più grandi delitti, Watson, era la sua costante, amara letania quando dividevamo l'alloggio di Baker Street. Poteva darsi che, da quando avevo lasciato Baker Street, Holmes, a causa della carenza di misfatti interessanti, fosse caduto vittima di nuovo, e questa volta senza possibilità di recupero, del demone della cocaina.
A meno che la storia fantastica che mi aveva appena raccontato non si dimostrasse vera, non riuscivo a trovare altre spiegazioni che potessero tagliarsi ai fatti. Secondo il principio sempre sostenuto da Holmes, una volta eliminato il possibile, ciò che rimane, per quanto improbabile, è la verità. Con questo pensiero mi alzai, battei la pipa contro la grata del camino per svuotarla dalla cenere e, deciso ad aspettare lo sviluppo degli eventi, misi un plaid sul corpo inerte del mio compagno e abbassai la lampada. Non so dire quanto tempo trascorremmo nella penombra, forse un'ora o due, perché anch'io mi ero assopito. A un tratto Holmes si mosse e mi svegliò. Per un momento non ricordai perché ero lì e cosa fosse accaduto. Poi, in un lampo, mi riebbi e lentamente andai a rialzare la luce a gas. Anche Holmes si stava alzando dalla poltrona. Si guardò intorno con un'espressione vuota e vidi che anche lui non si rendeva conto del luogo in cui era. Aveva forse dimenticato le ragioni che l'avevano portato lì? Una pipa e un bicchierino, Watson, mi disse sbadigliando soddisfatto. Niente di meglio in un'umida serata di primavera. Anche voi vi siete abbandonato fra le braccia di Morfeo? Risposi che mi pareva di sì, e poi mi azzardai a chiedere del professor Moriarty. Holmes mi rivolse uno sguardo privo di espressione. Chi? Cercai di spiegargli che avevamo parlato di quel gentiluomo prima che gli effetti del brandy e del calore sprigionato dal camino si facessero sentire. Sciocchezze, rispose lui stizzito. Stavamo parlando di Winston Reid e del martirio dell'uomo, e io avevo buttato lì una citazione di Jean Paul. E l'ultima cosa che io ricordo, aggiunse, lanciandomi un'occhiata significativa da sotto le sopracciglia. Se i vostri ricordi sono diversi, devo solo dedurre che il vostro brandy è più forte di quel che dichiarano i suoi stessi fabbricanti. Mi scusai e ammisi che forse avevo solo immaginato quello che credevo di ricordare. Scambiamo ancora qualche parola e Holmes si congedò, senza tener conto delle mie proteste circa l'ora tarda. Erano quasi le 3 di mattina. L'aria della notte mi farà bene, vecchio mio, e sapete che nessuno meglio di me è in grado di girare per Londra nelle ore più strane. Siete gentili e ringraziate Miss Watson per la piacevole serata. E ricordai che mia moglie era in campagna, che lui mi rivolse uno sguardo rapido e acuto, poi annuì, accennò di nuovo al brandy con disapprovazione e se ne andò. Assillato da cattivi presentimenti, sprangai la porta, salì in camera mia e cominciai a spogliarmi. Poi decisi che non avevo voglia di andare a letto e mi sedetti nella poltrona vicino al camino, ormai spento da un pezzo, con le mani sulle ginocchia. Per un momento arrivai persino a pensare che Holmes avesse ragione, che si fosse fermato da me solo per finire la serata. Avevamo fumato una pipa o due, bevuto qualche bicchierino e io mi ero immaginato tutto quel discorso sul professor Moriarty, mentre in realtà la nostra conversazione aveva toccato argomenti affatto diversi. Era mai possibile? Sapevo che, sfinito com'ero, mi era difficile ragionare con lucidità. Mi sentivo come uno che, svegliatosi da un incubo, non riesca per un certo tempo a persuadersi di non essere ancora all'inferno. Mi occorrevano prove più tangibili. Presi una lampada e tornai da basso, cercando di non far rumore. Se la cameriera fosse uscita dalla stanza e mi avesse visto, le avrei offerto un bello spettacolo: un uomo maturo, senza scarpe e col colletto slacciato, che scende furtivo le scale di casa sua con un'espressione ebete sul viso. Entrai nel gabinetto di consultazione, il luogo in cui aveva avuto inizio la mia fantasia, se era una fantasia, ed esaminai le imposte. Erano tutte chiuse e sprangate, naturalmente. Ma chi le aveva chiuse? Holmes, come io ricordavo di avergli visto fare, o io? Sprofondato nella poltrona, cercai di riesaminare tutti i particolari della conversazione come la ricordavo, fingendo, per quanto mi era possibile, di essere Holmes, che ascoltava le dichiarazioni di un cliente nel nostro vecchio salotto in Baker Street. Se per caso qualcuno fosse stato in ascolto, l'effetto sarebbe stato abbastanza comico. L'uomo maturo, senza scarpe, era ora seduto in un gabinetto medico, illuminato da un'unica lampada, e parlava da solo. Infatti, ritenevo necessario di quando in quando porre, come faceva Holmes, alcune domande riguardanti le mie stesse affermazioni. Non vi viene in mente nulla che l'uomo abbia detto o fatto e che possiate chiaramente inquadrare nella conversazione avvenuta prima del momento in cui vi svegliaste entrambi e lui parlò del brandy che avevate bevuto? No, non... Un momento, però. Ricordo qualche cosa. Eccellente, Watson, eccellente. La ben nota frase mi risuonò nelle orecchie, solo che questa volta era stata la mia voce a dirla. Appena entrato nel gabinetto di consultazione, mi chiese dove fosse Mary. Gli dissi che era andata a fare una visita e che eravamo da soli. Ma più tardi, dopo il sonnellino che facemmo entrambi sulle poltrone, lui stava per andarsene quando mi pregò di ringraziarla per la piacevole serata. Gli ripeté che Mary non c'era e questo lo sorprese. Non ricordava che glielo avessi detto prima. Siete certo di averglielo detto prima? Oh, sì, assolutamente, risposi, un po' offeso da quella domanda. Allora non può darsi, poiché abbiamo già accennato al torpore provocato dal brandy, che lui abbia dimenticato, semplicemente dimenticato, che glielo avevate già detto? In effetti, non ha forse cercato lui stesso di dare questa spiegazione in quel momento?
Sì, ma no, che diamine, nessuno di noi due era abituato al punto. In preda all'agitazione mi alzai, presi la lampada e sempre con i soli calzini ai piedi me ne andai in salotto nel tentativo di lasciarmi la mia seconda voce alle spalle. Tirai le tende e mi accorsi che era quasi giorno, ero già stanco quando Holmes era arrivato ed ora mi sentivo proprio sfinito. Ma era venuto veramente? Questa era un'idea ancora più pazza e mi maledissi per averla formulata, anche solo nei recessi del mio cervello. Voltai le spalle alla finestra e alle prime luci dell'alba. Certo che era venuto, e per una volta tanto ebbi la prova concreta di una mia affermazione. I due bicchierini del brandy erano dove Holmes e io li avevamo lasciati. Mi svegliai la mattina dopo, o meglio quella stessa mattina, nel mio letto, nel quale mi ero infilato mezzo vestito nel corso delle mie infruttuose speculazioni notturne. Nella casa fervevano già le attività della giornata e io mi alzai con l'intenzione di cominciare da capo e di vedere che ne sarebbe venuto fuori. Mi cambiai, portai a termine il rito dell'abbigliamento e della rasatura e scesi da basso per la colazione. Nemmeno i giornali riuscirono a distrarmi, la mia mente era già altrove e ricordai che la notte prima avevo tastato il polso di Holmes e che gli avevo esaminato le pupille. Ma ancora una volta lo stesso interrogativo tornò a perseguitarmi. Lo avevo fatto davvero o anche questo faceva parte del sogno? Era un pensiero insopportabile che mi faceva impazzire. Finii in fretta la colazione e andai da Cullingworth per chiedergli se poteva occuparsi lui dei miei clienti per quella mattina. Fu lieto di restituirmi il favore, spesso lo avevo sostituito a causa di qualche suo impegno improvviso, e senza perdere altro tempo presi una vettura e mi feci portare in Baker Street. Era ancora molto presto quando scesi su quel pezzo di marciapiede a me ben noto davanti al numero 221B e pagai il cocchiere. Respirai a pieni polmoni l'aria mattutina, anche se era ancora piuttosto umida, e suonai il campanello. La porta fu aperta quasi subito dalla nostra padrona di casa, Miss Watson. Sembrò felicissima di vedermi. «Oh, dottor Watson, se il cielo è venuto!» esclamò senza preamboli e fui sorpreso quando mi afferrò per una manica del cappotto e mi tirò nell'ingresso. «Che cosa...» Cominciai, ma lei mi interruppe mettendosi un dito sulle labbra e guardò con apprensione in cima alle scale. Holmes però aveva udito finissimo e fu presto evidente che aveva sentito qualcosa del nostro breve scambio di parole. «Miss Hudson, se quel signore risponde al nome di professor Moriarty», gridò da sopra una voce stridula che era tuttavia riconoscibile come sua, «potete indicargli la strada e lo riceverò. Miss Hudson?» «Capisce come stanno le cose, dottor Watson?» mi sussurrò all'orecchio l'infelice padrone di casa. «Si è barricato lassù, non vuol mangiare, tiene le imposte sprangate tutto il giorno e poi sguscia fuori di notte, dopo che ho chiuso il portone e che la serva è andata a letto. Miss Hudson!» «Vado su da lui», mi offrì, dandole un colpetto rassicurante sul braccio, anche se in realtà non mi sentivo molto fiducioso. Dunque c'era un professor Moriarty, almeno nella fantasia di Holmes. Salì col cuore pesante i 17 gradini calpestati migliaia di volte dalla mia antica dimora. Quale nobile intelletto si stava distruggendo lassù? «Chi è?» chiese Holmes da dietro la porta quando bussai. «Moriarty, siete voi?» «Sono io, Watson», rispose, e quando ebbe ripetuto il mio nome diverse volte, lui finalmente socchiuse la porta e mi guardò attraverso la fessura con una strana espressione. «Vedete bene che sono solo io, Holmes. Fatemi entrare.» «Non tanta fretta.» Il suo piede bloccò la porta. «Potreste essere travestito. Dimostratemi di essere Watson.» «Come?» gemetti, perché in realtà non sapevo che cosa poteva dargli la certezza della mia identità. Rimase un momento sovrappensiero. «Dov'è in quel mio tabacco?» domandò all'improvviso. «Nella punta delle pantofole persiane.» Questa risposta, tanto precisa, parve dissipare alquanto i suoi sospetti, perché la voce si fece un po' meno stridula. «E la mia corrispondenza?» «È attaccata al camino con un coltello a serramanico», borbottò in segno affermativo. «E quali sono state le prime parole che vi ho rivolto?» «Voi siete stato nell'Afghanistan, se non sbaglio.» «Per l'amor del cielo, Holmes!» implorai. «Benissimo, potete entrare», disse finalmente soddisfatto. Tolse il piede dalla porta, l'aprì ancora un poco e mi tirò dentro con forza. Non appena ebbi varcato la soglia, tirò catenacci e chiusure serrate che non c'erano quando io abitavo lì. Lo guardavo impietrito mentre compiva quelle operazioni e poi accostavo l'orecchio al pannello della porta per ascoltare non so che. Alla fine si raddrizzò e si volse a me con la mano tesa. «Scusatemi per aver dubitato di voi, Watson», disse con un sorriso molto simile a quello che io gli conoscevo. «Ma dovevo essere sicuro. Quelli non si fermano davanti a niente. La banda del professore?» «Precisamente.» Mi fece entrare e mi offrì il tè. Lo aveva preparato lui stesso usando un becco Bunsen che stava sul tavolo del lavoro con altri apparecchi chimici e un grosso alambicco. Dissi che ne avrei preso volentieri una tazza e sedetti, guardandomi intorno mentre Holmes versava la bevanda. La stanza non era molto cambiata da quando io la dividevo con lui, in disordine come sempre, ma le imposte e le finestre erano sprangate e per di più le imposte non erano quelle che io conoscevo.
erano nuove e fatte, se non sbagliavo, con spesse lastre di ferro. Le imposte e le serrature della porta erano gli unici segni visibili di cambiamenti. «Ecco qua, amico mio!» Dalla sua poltrona accanto al fuoco, Holmes allungò il braccio per porgermi le tazze di tè. Indossava la vestaglia, quella color topo, e il braccio nudo sporgeva dalla manica. Era letteralmente coperto dai segni delle punture. Non sarò a descrivere i particolari di questo incontro penoso, se non può intuire facilmente la sostanza, e getterei un'ombra spregevole sulla memoria di un grande uomo se riferissi gli effetti che la terribile droga aveva prodotto sulle sue facoltà. Dopo un'ora lasciai Baker Street, venni fatto uscire quasi con le stesse precauzioni che erano state prese per farmi entrare. Salissi un'altra vettura e tornai a casa. Qui, ancora in preda al turbamento che aveva provocato in me il collasso mentale di Holmes, trovai una spiacevole sorpresa. Appena entrai, la cameriera mi disse che ero atteso da un signore. «Non gli avete detto che il dottor Cullingworth mi sostituiva questa mattina?» «Gliel'ho detto, signore», rispose lei a disagio, «ma il signore ha insistito che doveva vederla personalmente. Non me la sono sentita di chiudergli la porta in faccia, così l'ho fatto aspettare nello studio». «Questo è troppo», pensai sempre più irritato, e stavo per dirglielo quando lei mi tese il vassoio. «Ecco il suo biglietto, signore». Girai il cartoncino bianco e rabbrividì mentre il sangue mi si gelava nelle vene. Il nome stampato sul biglietto era quello del professor Moriarty.